Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia. Per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 18 marzo 1922. Stavo accompagnando il mio dolce Gesù nelle sue pene della passione e lui facendosi vedere mi ha detto: Figlia mia, la colpa incatena l'anima e la inceppa nel fare il bene. La mente sente la catena della colpa e resta impedita di comprendere il bene. La volontà sente la catena che l'avvolge e si sente intorpidita ed invece di volere il bene vuole il male. Il desiderio incatenato si sente drappare le ali per volare a Dio. Oh, come mi fa compassione vedere l'uomo incatenato dalle sue stesse colpe. Ecco perciò la prima pena che volli soffrire nella passione furono le catene. Volli essere legato per sciogliere l'uomo dalle sue catene.
Quelle catene che io soffrii si convertirono, non appena mi toccarono, in catene d'amore, le quali, toccando l'uomo, bruciavano e spezzavano le sue, e lo legavano con le mie amorose catene. Il mio amore è operativo, non sa stare se non opera. Perciò per tutti e per ciascuno preparai ciò che ci vuole per riabilitarlo, per sanarlo, per abbellirlo di nuovo. Tutto feci affinché l'uomo, affinché se l'uomo si decide, trovi tutto pronto e a sua disposizione. Perciò tengo pronte le mie catene per bruciare le sue, i brandelli delle mie carni per coprire le sue piaghe e fregiarlo di bellezza, il mio sangue per ridargli la vita. Tutto ho pronto. Tengo a riservo per ciascuno ciò che ci vuole, ma il mio amore vuole darsi, vuole operare. Sento una smania, una forza irresistibile che non mi dà quiete se non do. E sai che faccio? Quando vedo che nessuno prende, accentro le mie catene, i brandelli delle mie carni, il mio sangue, in chi li vuole mi ama, e lo tempesto di bellezza, inanellandolo con tutte le mie catene d'amore, gli centuplico la vita di grazia, e così il mio amore si sfoga e si queta. Ma mentre ciò diceva, vedevo che le sue catene, i brandelli delle sue carni, il suo sangue, correvano su di me, e lui si divertiva applicandoli su di me e inanellandoli tutti. Quanto è buono Gesù, sia sempre benedetto. Onde dopo è ritornato ed ha soggiunto: figlia mia, sento il bisogno che la creatura riposi in me ed io in lei. Ma sai tu quando la creatura riposa in me ed io in lei? Quando la sua intelligenza pensa a me e mi comprende. Lei riposa nell'intelligenza del suo creatore, e quella del creatore trova il suo riposo nella mente creata. Quando la volontà umana si unisce con la volontà divina, le due volontà si abbracciano e riposano insieme. Se l'amore umano si eleva su tutte le cose create ed ama solo il suo Dio, che bel riposo trovano a vicenda Dio e l'anima. Chi dà riposo lo trova, io le faccio da letto e la tengo nel mio dolce sonno, avvinta fra le mie braccia. Perciò tu vieni e riposa nel mio seno. Bene, oggi è venerdì, primo venerdì del mese, e tra l'altro anche la festa di San Francesco d'Assisi, un'anima serafica, è definito il santo serafico, una delle prime, se non la prima, attestazione certa, pubblica e prolungata, dopo quello che sembra accennare San Paolo di se stesso nelle sue lettere, del fenomeno della stigmatizzazione. E un'anima che nel Cantico delle Creature, ecco, ha toccato delle vette di spiritualità e di santità che molto lambiscono, ecco, il mondo tutto divino della divina volontà. Il brano che abbiamo appena ascoltato ci riporta ad un aspetto della passione di Gesù, è molto adatto. Questo oggi ci è capitato, per grazia di Dio, è molto adatto alla meditazione del venerdì, perché ci porta ad un aspetto particolare della passione di Gesù, ovvero le catene. E Gesù spiega, come fa tante volte negli scritti, in tanti particolari, questa è una cosa molto molto bella, perché lui spiega come singoli aspetti della sua passione siano serviti alla risoluzione, diciamo così, di problemi ben precisi, alla remissione di peccati molto ben determinati, e a guarire piaghe, ferite, situazioni molto circostanziate, come Gesù fa in questo brano di oggi. Bisogna riflettere proprio sullo strumento delle catene, perché le catene incatenano. Questa sembra una ovvia tautologia, ma nessuno di noi piace stare incatenato.
Esistono però anche delle catene, come sappiamo, e le anime devote alla Madonna lo sanno molto bene, che sono le catene dell'amore. La consacrazione totus tuus serve proprio a, come dice San Luigi Monforte, a rendere la persona schiava d'amore. Gli schiavi un tempo erano legati con ceppi e catene. Ecco, quindi c'è una, come dire, una messa volontariamente in contrapposizione tra le catene del peccato, le catene del mondo, le catene degli idoli, le catene delle colpe, dice Gesù qui, che ci si vuole fermamente scrollare di dosso. E oggi Gesù ci dice: questo è possibile per quelle che Lui ha portato per noi, e per prendere altre sante catene, non abbracciate contro la nostra volontà, non portate contro la nostra volontà, ma liberamente e volontariamente scelte, riconoscendo in ciò che esse esprimono, quindi il vincolo, ecco, il legame con il Signore, la nostra vera libertà, la nostra vera gioia, la nostra più profonda liberazione. Ecco, per cui i discepoli di Gesù si fregiano delle sante catene d'amore. Il primo, diciamo così, grado di, come dire, di, il primo grado nel processo di beatificazione, di canonizzazione di un fedele cattolico è appunto quello, il primo titolo che gli viene dato è quello di servo di Dio. Servo di Dio, quando si usa servo, è sempre un'allusione a servo in senso forte, anche alla Madonna, insomma, viene messo in bocca, ecco la serva del Signore, nell'attuale traduzione, se non ricordo male, l'ancella del Signore, ma lì il termine è dule, quindi il termine è proprio schiava, e noi, diciamo così, per ovvie ragioni, insomma, anche per non creare equivoci, insomma, con la barbara, inaccettabile, incivile e deplorevole pratica della schiavitù, ecco, grazie a Dio, ecco, da tempo abolita, e si preferisce, diciamo, non usare quei termini, insomma, che possono urtare qualche sensibilità, ma la sostanza rimane comunque vera. Allora, rileggiamo con calma quello che Gesù dice, cercando di tratteggiare alcuni aspetti importanti e caratteristici. La colpa incatena l'anima e la inceppa nel fare il bene. Numero 1. Significa che tu appena commetti un peccato, anche piccolo, ti incateni. E chi è che tiene la cima della catena? Sapete che uno veniva incatenati perché poi ti veniva trasportati, no? C'erano le catene che ti legavano i ceppi, i piedi, le mani o il corpo. E poi c'era qualcuno che ti trascinava, che ti portava dove volesse. Chi ti incatena è il diavolo, cioè tu quando fai una colpa incateni la tua anima e consegni la cima della catena ai mani del diavolo. E che cosa succede poi? Gli effetti che questo produce, mi vuole molta attenzione, è un ulteriore incatenamento, anzitutto della mente. Si diventa ebeti, incapaci di comprendere il bene, quando ci si avvolge di queste orride catene, la mente, ma anche la volontà sente la catena e quindi si sente, come dire, una refrattarietà, un intorpidimento nel bene ed è incline a fare e a volere il male. Ma non basta. Quindi la mente, la volontà e anche il desiderio rimane incatenato. Il desiderio non vola più a Dio, comincia a rivolgersi verso la terra, ad avvoltolarsi nel brago, nella peggiore delle ipotesi, espressione biblica, o ad assumere più spesso i tratti caratteristici dello struzzo, che proprio la testa la schiaffa sottoterra e non vuole vedere altro, o qualche volta, ecco, nelle anime che fanno un po' ad altalena, un po' buono, un po'
un po' di vita buona, un po' di vita meno buona, e poi diventano quei goffi personaggi, goffi sotto questo aspetto ovviamente, perché sono stupende creature di Dio, delle galline, e starnazzano e ogni tanto si mettono, provano a volare in quel modo goffo che fanno. Noi sappiamo che le galline si librano a qualche centimetro dal suolo, ma non sanno spiccare il volo. Poi a volte ritornano in terra, a volte pure ritornano in terra malamente e si rotolano e cadono e ecco, e fanno quello caratteristico spettacolo, ecco. Una bella immagine dell'anima incatenata. Allora, Gesù dice, questa situazione dell'uomo, che è una situazione che si innesca, cioè, automaticamente, se vogliamo. Appena tu fai una colpa, appena tu commetti una colpa, questo succede. Viene incatenato. E il ceppo lo prende il diavolo. Incatenata la mente, incapace di comprendere il bene. Incatenata la volontà, refrattaria a farlo e che ne prova una certa avversione. Incatenato il desiderio che non vola più a Dio, ma comincia a rivolgersi alle cose della terra. Gesù proprio portò materialmente addosso non soltanto, ma una montagna di catene, basta leggere le ore della passione, insomma, no? Funi e catene. Dice, appena mi toccarono, si convertirono appunto in catene d'amore, le quali toccando l'uomo bruciavano e spezzavano le sue e lo legavano con le mie amorose catene. Ecco la premessa che abbiamo fatto, no? Insomma, qui, se vogliamo, oggi il nostro Signore ci ha detto una cosa, qui su questa terra dobbiamo scegliere a che catena legarci. Perché incatenati a qualcuno, purtroppo ci stiamo, quindi è per questo che Gesù nel Vangelo è tassativo, è su questo bianco o nero. Esistono i figli del regno, esistono i figli del maligno. San Paolo dirà, esiste Cristo ed esiste Beliar, esistono i servi di Cristo e i servi di Beliar, lo chiama così uno dei tanti nomi dei diavoli, insomma, questo Beliar sembra che sia uno dei diavoli poi tra l'altro, insomma, questa, credo che sia la lettera ai Corinzi, ma non sono tanto, tanto sicuro, no? Non potete servire Dio e gli idoli, Dio e Mammona, Dio e il denaro. Quindi San Francesco è stato un campione di questo radicalismo dell'out-out, cioè ad litteram sine glossa, anche Gesù, altri passi del Vangelo, o con me o contro di me, chi non raccoglie con me disperde, chi non è contro di noi è per noi, chi non è con noi è contro di noi, eccetera, eccetera, no? Allora, noi abbiamo questo stato di fatto. Gesù attraverso le sue catene ci ha liberate dalle catene di morte, dalle catene del diavolo e ci mette a disposizione le sue catene d'amore, da abbracciare volontariamente, con le quali diventiamo capaci di un'intima unione con lui, di servirlo, di amarlo, di conoscerlo sempre meglio, eccetera. Poi ricorre la frase, la drammatica famosa frase, quella frase che purtroppo ogni volta che la si legge si comprende tristemente e si constata più tristemente ancora, specialmente per un sacerdote, insomma, che è in cura d'anima, quindi sa quanto sia drammaticamente vera questa frase. Se l'uomo si decide, trova tutto pronto a sua disposizione. Ma se l'uomo si decide, Gesù insiste tanto negli scritti su questa decisione, 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 che a noi sembra, perché dipende tutto da questo. E se questo non c'è, inevitabilmente la vita torna ad essere una vita, se va bene, mediocre, tiepida, grigia. Se va peggio, brutta, fredda, peccaminosa, lontana da Dio. Le catene del cielo sono catene d'amore, cioè
non ti vengono imposte, cioè Dio c'ha figli, il diavolo, cioè le catene venivano messe anche agli schiavi di guerra, no? E San Pietro, se non ricordo male, nel Nuovo Testamento, parlando proprio di queste catene maledette del diavolo, dice: uno è schiavo di colui che ha vinto. Cioè, che cosa succede? Tu cadi con in una colpa, quella è una vittoria di Satana, perché la colpa, l'origine di ogni male è il diavolo, e spesso e volentieri dentro la colpa uno ci cade, cadendo in una tentazione, cedendo ad una tentazione. Quindi il diavolo ti ha vinto. E nelle battaglie antiche, come tutti penso che sappiamo, se tu perdevi una battaglia, era soltanto il problema che avevi perso la battaglia e quindi eri soggetto all'autorità politica e militare di un'altra nazione. No, no, ma donne, bambini e altri si ricchiappavano e si riportavano in patria come schiavi, schiavi di guerra. È ingiusto quanto ti pare, hai perso la guerra, tu adesso mi appartieni e io ti porto in schiavitù. Il diavolo fa così, Dio non fa così, perché Dio le sue catene non te le impone cercando di ingannarti, di vincerti, quindi di portarti a fare il bene con l'inganno, fartelo fare per forza, assolutamente. Dio quelle catene te le propone, sei tu che te le imponi, se te le vuoi imporre riconoscendo che sono catene d'oro, catene di vita. Quante volte Gesù lega Luisa negli scritti con la catena d'oro? Perché la catena d'oro? Perché magari, no? Il nostro rosario è fatto a forma di catena. Non è un caso, non è semplicemente una ragione, perché uno, se vogliamo, no? Le Ave Maria, oppure contarle con le dita della mano, no? Cioè, tanto deve farne 10 per ogni mistero, prende le dita, sono 5 per mano, o usa una mano sola, tutte e due le conta, insomma, no? Oppure le conta a mente, insomma, come si fanno quando uno in qualche convento, mentre lavano i piatti, dicono uno dei rosari della giornata, c'è incaricato, fa uno Ave Maria, due Ave Maria, quindi il conto si tira lo stesso. Ma il rosario è strumento fortemente simbolico, perché è una catena. Il rosario è catena che ci tiene appunto vincolati, incatenati con la Madonna, in particolare, e attraverso di lei con il nostro Signore. Ora attenzione, è tutto pronto per noi e Gesù desidera vestirci delle sue catene, ma vede, anche questo è un pattern purtroppo di questi scritti, è proprio un dramma. Io quando ci penso non posso, insomma, non avvertire una profonda sofferenza, insomma, anch'io, perché lo capisco, insomma, che non si può fare questa cosa se l'uomo non aderisce liberamente. Ma purtroppo, se vuoi fare questa cosa facendo aderire le persone liberamente, non gli dà retta quasi nessuno. Però non c'è altro sistema, perché qualunque altro sistema sarebbe lesivo della libertà e della volontà dell'uomo e andrebbe a creare non dei figli e dei liberi che volontariamente si fanno schiavi d'amore all'immagine di Gesù e di Maria, ma creerebbe degli altri schiavi forzati. Ma Dio non può voler modellare il suo regno così come secondo le regole del regno di Satana. Non è possibile, perché è male. Ecco, allora Gesù dice: che dobbiamo fare? Dato che nessuno prende le mie catene, io le accentro insieme ai brandelli delle mie carni, insieme al mio sangue, in chi li vuole e mi ama. Ecco perché i famosi brani del Vangelo, cioè, io ogni tanto lo faccio questa operazione. Dietro questi scritti c'è una continua citazione del Vangelo: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che crede d'avere. Se toglietegli il talento e datelo a chi ne ha 10, ma ce n'ha già altri 10. E se quello che c'era uno non lo vuole, lo diamo a chi ce l'ha 10. Perché non è giusto che vada sprecata la grazia di Dio. I brandelli delle mie carne, in chi li vuole e mi ama, li accentro lì e lo tempesto di bellezza.
inanellandolo con tutte le mie catene d'amore, gli centuplico la vita di grazia. E così il mio amore si sfoga e si queda. Ecco come funziona. Luisa si vede ovviamente destinataria di questo fiotto infinito di grazia e d'amore, e dopodiché Gesù spiega, rifà gli esempi, no? Dice: le catene cattive inceppano e incatenano l'intelligenza, la volontà, i desideri, gli affetti, l'amore. Bene, adesso guarda che succede, Quando la sua intelligenza pensa a me e mi comprende, quindi un'intelligenza libera, che può pensare al Signore e può comprenderlo, si riposa nell'intelligenza del suo creatore e quella del creatore trova il suo riposo nella mente creata. Quindi quando siamo liberati dalle catene del male, pensiamo a Gesù e lo comprendiamo. Quindi anche quando abbiamo delle difficoltà di comprensione, forse ci abbiamo ancora addosso qualche catena di cui chiedere a Gesù che ce la scrolli di dosso. La volontà. La volontà non soltanto che desidera il bene, ma lo desidera ardentemente, lo vuole, e quindi si unisce con la volontà divina, che è sommo bene, diceva San Francesco, tu sei il bene, tutto il bene è il sommo bene, che più grande non se ne potrebbe immaginare, ed è per questo che la desideriamo, ed è per questo che la vogliamo, perché riconosciamo che questo, io non lo so qual è il bene e qual è il male, noi facciamo tante stupidaggini dalla mattina alla sera, ma Dio lo sa. E infine, l'amore umano si eleva su tutte le cose create ed ama solo il suo Dio. Ossia, ecco, lo ama quantomeno più di tutto, più di tutti, prima di tutto e prima di tutti. Il cuore del suo amore è Dio. Ecco, ci aiuti il Signore a ben meditare queste cose e soprattutto a fare seriamente la nostra scelta. Lo stato di fatto in cui il Signore ci ha messo è abbastanza drammatico. Qualche catena ci legherà. Bisogna vedere se scegliere i vincoli dell'inferno o i vincoli dell'amore. Bene, Santa Vergine Maria, ringraziamo il Signore per questo dono immenso, oggi pensando alla sua dolorosa passione, ecco, ricordiamo in particolare il mistero delle sue catene, ecco. E abbiamo rievocato la bellezza della consacrazione Totus Tuus che ci lega a te con catene d'amore. Ecco, concedici questa grazia di poter vivere così, e di scrollarci di dosso tutte quante le catene che disgraziatissimamente purtroppo ci fanno vivere, ahi noi, come schiavi di Satana. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.